Nel 1962 Ed Ruscha ha pubblicato questo libro che si chiama 26 Gasoline Stations e è un libro che in pratica raccoglie una serie di fotografie fatte da lui delle gasoline station, che sarebbe le stazioni di benzina, sì. Che ne ha fotografate 26 e sono in pratica da Oklahoma City a Los Angeles. Ed Ruscha, che è uno dei più importanti artisti contemporanei americani, è nato a Oklahoma City e si è trasferito a Los Angeles quando era ancora subito dopo il college. E si è trasferito a Los Angeles e a Los Angeles ha avuto la sua prima mostra personale, che includeva tutti quei dipinti che sono diventati poi famosissimi, dei sign delle grandi corporation americane. Quindi ci sono della Shell, c'è uno molto famoso della scritta Hollywood sulla collina di Los Angeles, che è stato dipinto da dietro, e sono large scale paintings. Qui, allo stesso momento in cui lui ha avuto questa mostra, ha anche pubblicato questa pubblicazione che si chiama 26 Gasoline Station, che, come dicevo, raccoglie 26 foto delle stazioni di benzina, e semplicemente c'è la foto e a fianco c'è la didascalia che dice la localizzazione e nome della stazione di servizio. Le due cose sono interessanti perché da una parte esplorava il paesaggio visivo di questa America dopo la Seconda Guerra Mondiale e come tutte queste corporation stavano reimmaginando l'American landscape. E poi naturalmente questa cosa anche legata al fatto che la California specialmente è stata costruita intorno all'idea di spostarsi in macchina. Naturalmente la benzina era la matrice di questa nuova società americana. Da una parte c'erano questi large scale painting e dall'altra c'è invece questa piccola pubblicazione pubblicata da lui stesso, quindi autoprodotta, che rompeva, come accennavo ieri, alla tradizione dei libri d'artisti tradizionale, che invece proponeva in pratica questi artwork che erano in edizione limitata, che erano firmati e che erano solo accessibili a un numero limitato di persone, molte delle quali collezionisti, che potevano accederla sia perché ne erano a conoscenza e sia perché potevano avere i soldi per poterle comprare. Lui rompe con questa tradizione e lo fa in un modo quasi polemico, perché la pubblicazione era venduta per, mi ricordo, tipo 3 dollari e mezzo, che sarebbero, penso adesso, una specie di 30 dollari, 35 dollari. E la pubblicizza nella stampa locale come fosse qualsiasi altro prodotto. E l'idea è proprio quella di rompere con questa specie di tradizione, di questo network di persone, delle gallerie, eccetera, eccetera, ma di produrre qualcosa che era un prodotto come un altro. E fa anche una cosa che è abbastanza radicale, che è quella di produrre una open edition. Una open edition vuol dire che è un'edizione opposta all'idea della limited edition, che viene fatta, l'idea è che la pubblicazione viene ristampata qualvolta è stata venduta, quindi è diventata sold out. E l'idea è quella che in realtà non c'è la preziosità di numerare l'edizione, non c'è la preziosità di firmarla, e c'è solo l'idea: finché ci sia gente che è interessata a comprarlo, continuiamo a stampare il libro. Tant'è che il libro penso sia stato pubblicato, sia stato stampato almeno 3 volte da Ed Ruscha. E lui si è sempre rifiutato di numerarle, si è sempre rifiutato di firmarle. E attraverso, per tutti gli anni 60, poi all'inizio anche degli anni 60, continua in questa serie di pubblicazioni che sono stampate in maniera molto economica, sono molto piccole, sono tipo un poco più di una 5, sono stampate in bianco e nero, softback, e concettualmente sono tutte molto simili, sia da un punto di vista estetico che anche concettuale, in questa specie di raccolta ed archivio di immagini. Quindi c'è Various Small Fires, che era quella con l'accendino e la fiamma che avevo accennato anche ieri, Some Los Angeles Apartment, questo è Every Building on the Sunset Strip, in cui ha fotografato la parte destra e sinistra della Sunset Strip a Los Angeles, e poi l'ha pubblicato in questa forma di una concertina.
fisarmonica, come si chiama, 34 parking lots, 9 swimming pools. E anche da un punto di vista tipografico le copertine vengono trattate similmente e la serie diventa una serie di pubblicazioni che un po' rivoluzionano la concezione del libro d'arte. Come accennavo poi ieri, c'è quest'altro elemento, che è quello di dire, di ripensare anche al ruolo dell'artista nel processo creativo e nel processo di produzione dell'arte. Quindi l'artista diventa qualcuno che può essere separato dalla produzione stessa dell'artwork, che naturalmente per noi è una cosa completamente ovvia. Perché, anzi, ci sono pochissimi artisti ora che producono i loro artwork. Però allora, le due cose erano strettamente legate. E in realtà la ragione per cui Ed Ruscha poi faceva parte anche di tutta la generazione della pop art, perché era una cosa che accomunava tutti questi artisti, non solo era la relazione con l'idea di meccanizzazione e consumerismo, ma anche quella della produzione artistica. E se altri artisti hanno fatto con maggiore efficacia, hanno lasciato il segno nella produzione di artwork, abbiamo accennato Warhol, per esempio, ieri, perché alla fine Ruscha, almeno all'inizio della sua carriera, era un pittore tradizionale in un certo senso. Però Ruscha ha cambiato invece proprio la relazione tra la produzione nella produzione del libro d'artista con questa serie di libri. Naturalmente non era l'unico che lavorava in questa maniera, è quello probabilmente che è rimasto più, che è un po', è stato dato a lui il privilegio storico di essere il portabandiera di questo cambiamento nell'editoria. C'era qualcosa che era nell'aria, ci sono anche molti esempi nella stampa d'artista francese, di altri artisti che lavorano intorno a queste idee. C'è una relazione stretta tra dei cambiamenti artistici e dei cambiamenti in generale nella società. Naturalmente molti dei cambiamenti che avvengono nella società sono legati alla tecnologia e non si può vedere ai lavori le pubblicazioni di Ed Ruscha separatamente dal contesto sociale ed economico in cui sono avvenuti. E non si può specialmente vedere separate la relazione tra la produzione meccanica e le pubblicazioni di Ed Ruscha. Nonché naturalmente la stampa offset fosse stata introdotta negli anni 60. Quello che è avvenuto nel dopoguerra naturalmente è una maggiore accessibilità a qualcosa che era disponibile. Quindi, specialmente da un punto di vista economico, qualcuno come Ed Ruscha, che era un giovane artista, poteva andare da uno stampatore locale e ordinare una serie di la produzione di non so quanto erano il primo run della 26,000 Station, mi sembra erano 300-350. E anche non solo da un punto di vista logistico, ma anche non si può pensare a quelle pubblicazioni senza pensare i cambiamenti che la meccanizzazione ha portato nella società in generale. La produzione di macchine, la produzione di qualsiasi prodotto, il consumerismo che era legato a cambiamenti economici e sociali. Quindi, facendo un salto di 40 anni, e una cosa che dovrei anche accennare, che però non sviluppiamo qui, c'è anche naturalmente una delle ragioni perché le pubblicazioni di Ed Ruscha sono rimaste così conosciute, non è solo una questione della fisicità dell'oggetto, ma anche del contenuto da un punto di vista fotografico. E una delle cose che Ed Ruscha allora disse a riguardo delle pubblicazioni era che una delle ragioni per cui erano state create era anche per un po' mettere in discussione, lo diceva in modo abbastanza provocativo. Della natura della fotografia. Cioè, una cosa che lui
Diceva che la fotografia intesa come fine art non esisteva, che la fotografia doveva solo esistere come una riproduzione di un qualcosa che esisteva, quindi una catalogazione. Tant'è che sia per i Small Fires che per Sunset Boulevard che per le Gasoline Station c'era questa idea di le fotografie che diventano una documentazione ripetitiva di qualcosa che esiste. Beh, sì, in realtà lui arriva molto dopo dei nuovi topografi, però chiaramente è ispirato dai nuovi topografi. Una cosa che lui dice interessante è che c'è un misto di interesse dei nuovi topografi e poi anche della fotografia più documentaristica, espressiva dei The Americans, per esempio. Quindi c'è queste due relazioni che da un punto di vista concettuale che si uniscono e che risultano in questa pubblicazione. Quindi, naturalmente questi libri sono importanti sia per la Open Edition, eccetera, eccetera, ma sono anche ricordati per altre ragioni che sono legate all'idea, alla polemica anche artistica proposta attraverso queste fotografie. Che cosa succede 40 anni dopo? Abbiamo accennato già ieri a dei cambiamenti portati digital technology. E le digital technology naturalmente sono legate alla digital files, quindi alla fotografia digitale. Cosa succede quando dei file, delle fotografie esistono in un formato digitale? E naturalmente anche della riproduzione digitale. E non solo della riproduzione digitale, ma anche dall'intervento di internet. Che cosa ha voluto dire? Accennavamo per esempio anche ieri a questa idea di che relazione c'è tra l'estetica della nuova generazione di artisti che si cimentano con le pubblicazioni rispetto all'estetica, nel caso specifico della fotografia, di consumare e presentare fotografie online nei vari Facebook o Tumblr o come si chiama quello che c'era prima? Flickr. Tutti questi elementi cosa hanno portato da un punto di vista sia di contenuti che poi anche di forma? Ma questo è un po' una specie di riassunto di alcune di queste idee, di questi cambiamenti. Questo è un libro di Joachim Schmidt, che è un artista tedesco, e il libro si chiama 26 Gasoline Station, Every Building on the Sunset Strip, 34 Parking Lots, 9 Swimming Pools, A Few Palm Trees, No Small Fires. Un po' come già il titolo suggerisce, il libro è una citazione dei libri di Ed Ruscha, è anche una celebrazione da un punto di vista dei libri prodotti da Ed Ruscha negli anni 60, negli inizi anni 70, con dei cambiamenti abbastanza radicali da un punto di vista di varie cose, sia di forma che di contenuto. Beh, la prima cosa fondamentale è che Joachim Schmidt, in linea poi con anche la sua pratica artistica, beh, lui ha iniziato penso a lavorare negli anni 70, anni 80, forse fine anni 70, anni 80, in cui la pratica consiste non solo, però principalmente, nel ricontestualizzare immagini già esistenti. Il che vuol dire che all'inizio della carriera era proprio quello di raccogliere immagini sia nella stampa oppure anche proprio i negativi o i prints che trovava nei mercatini. Ci sono alcuni progetti in cui raccoglieva delle fotografie che trovava per strada, per esempio, e li ricontestualizzava, specialmente in forme di libri in cui le fotografie diventavano qualcos'altro per il contesto in cui venivano presentate. Naturalmente verso la fine degli anni 90 la sua pratica si è spostata, penso esclusivamente, ma sicuramente principalmente online, quindi la raccolta di immagini avviene online. E questo libro ne è una testimone. Le immagini che in realtà vediamo qui sono come nei libri di Ed Ruscha. In realtà ripercorre concettualmente tutti i libri di Ed Ruscha, quindi c'è Sunset Strip, Few Palm Trees, Gasoline Station, eccetera, eccetera. Solo che la cosa fondamentale è che le foto non sono state fatte da lui,
Ma sono screenshot presi da Google Street View, o forse Google Map. No, perché penso che Google Earth sono satellite picture, invece queste qua sono foto fatte con la camera attaccata a un aereo o un elicottero. Comunque, quindi ritorna nei luoghi di Edrouché, però ci ritorna non fisicamente andandoli a fotografare, ma utilizzando in pratica una macchina, cioè un software online, e poi questa macchina fotografica attaccata ad un elicottero o ad un aereo, una delle due, non sono sicuro. Il punto è che questo è un rimmaginare concettualmente i libri di Arrouchet, però anche porre delle nuove domande rispetto alla pratica fotografica. Beh, uno, da un punto di vista, accennavo che Arrouchet, in modo polemico, aveva fatto questa intervista per Art Forum in cui diceva che la fotografia d'arte non esiste, questa idea di produrre dei fine art print è una cosa ridicola, la fotografia still life è solo un esercizio per raccogliere informazioni, catalogare informazioni. Beh, e quindi fondamentalmente dire che l'idea del fotografo d'arte era un'idea idiota. Beh, qui Joachim Schmidt in un certo senso direi non solo no, essere un fotografo d'arte è una cosa idiota, ma essere un fotografo è una cosa idiota, perché in realtà una macchina può supplire o fare il lavoro meglio di una persona o di un fotografo. Joachim Schmidt una volta ha detto in un'intervista in cui veniva chiesto: ma perché non fai foto? Perché fondamentalmente la sua pratica artistica è tutta fotografica, cioè non è che lui recupera altri tipi di immagini. E lui ha detto: beh, perché andare a fare delle foto quando ce ne sono a sufficienza già scattate da altri? Cioè, basta andare online, adesso non mi ricordo, c'è queste percentuali, qui non ricordo mai perfettamente quali sono, ma tipo in una giornata adesso sono upload online un numero maggiore di foto che sono state fatte fino agli anni 70, cioè una roba così, non è così, però non mi ricordo Mi quali. diceva Gilardi sugli elefanti, ci esistono più fotografie di elefanti che elefanti. Questo non l'ho mai sentita, però sicuramente, sì. Semplicemente perché gli elefanti mi sembra che muoiono, invece i fotografi sono sempre di più. Quindi c'è anche questa cosa di, naturalmente, per l'esistenza della fotografia digitale, vuol dire che è molto semplice produrre foto. In fondo tutti voi avete un telefono che diventa anche una macchina fotografica, ma non solo è molto semplice fare le foto, ma è molto anche semplice condividerle con altri. Il che vuol dire che in pochi secondi uno può scattare una foto e quella foto può essere a disposizione di milioni di persone. Quindi da questo punto di vista questa pubblicazione inizia a dubitare del ruolo del fotografo. Naturalmente tutto questo deve essere preso con le pinze, perché naturalmente dire che questo non c'è un intervento umano è abbastanza ridicolo, perché chi cacchio ci ha messo sta macchina attaccata all'elicottero, chi ha dato istruzione alla macchina fotografica di comporre questo tipo di immagini, e poi chi ha dato concettualmente è andato lì a tagliare queste immagini per metterle in un libro, insomma, sì, non è che un computer è venuto fuori con questo risultato. Però da un punto di vista concettuale, naturalmente, sì, questo libro ha questa funzione, di metterci una pulce nell'orecchio rispetto alle aspettative che si hanno alla produzione fotografica. Poi l'altra cosa interessante di questo libro è che questo libro è stampato digitalmente. Quindi non solo è stampato digitalmente, ma è stampato on demand, il che vuol dire che, immagino sappiate cosa vuol dire, ci sono delle aziende che offrono questo servizio online in cui tu puoi upload il layout di un libro, e questo libro esiste come un file digitale, nella nuvola o come cavolo si chiama, e l'oggetto libro esiste solo nel momento in cui qualcuno decide di pagare
di comprarlo, e quindi l'ordine dal middleman, che sarebbero i vari Blurb, Lulu, eccetera, eccetera, loro cosa fanno? Raccolgono i soldi, trasferiscono l'ordine ad uno stampatore vicino a colui che ha ordinato il libro viene stampato e viene spedito al compratore. Che è una delle grandi rivoluzioni, non dico l'on demand, ma in generale la possibilità di stampare un libro digitalmente in una sola copia. E poi questo in realtà ha anche un certo tipo ci dice anche qualcos'altro rispetto alla produzione dei libri d'arte, che se, facendo una generalizzazione, originariamente quello che avevamo era un artista che fisicamente creava un oggetto che diventava un oggetto d'arte, quindi che raccoglieva per esempio i suoi drawings, che raccoglieva i suoi dipinti o serigrafie o qualsiasi cosa fosse, e che veniva rilegato insieme nella forma di un libro. Poi abbiamo la generazione degli anni 60 che hanno iniziato ad utilizzare in realtà le tecnologie disponibili e la distribuzione, creando dei libri riprodotti offset in una tiratura maggiore, in cui il ruolo dell'artista e del produttore si staccava, facendo quella che era una open edition. Beh, in realtà Joachim Schmidt con questo libro cosa fa? In realtà si stacca completamente dal processo di stampa. Perché in realtà cosa può succedere? Che lui seduto sul suo studio a Berlino può creare questo libro e qualcuno, non lo so, in India lo vede 5 minuti dopo che il libro è stato prodotto, decide di ordinarlo e l'ordine va ad uno stampatore indiano che in teoria, questo in teoria non so quanto in pratica sia vero, può produrre il libro come fosse fatto in Europa, in India, in Asia, in Nord America, eccetera, eccetera. E Joachim Schmidt paradossalmente potrebbe anche non vederlo questo libro, perché finché lui non decide di pagare, di ordinare una copia per se stesso, il libro in realtà esiste solo come un file digitale e esiste in questo oggetto da qualche parte se qualcuno lo richiede. Quindi questo concettualmente o astrattamente, il libro diventa in un'edizione che è infinita. Perché in realtà se il file digitale sopravviveranno nel futuro, cosa che anche questa non è naturalmente da assumere sia vera, dato che cioè, teoricamente possono essere salvati, logisticamente non si sa dove saranno conservati e se saranno accessibili, perché devono essere indexed, quindi l'accesso a questi file è una cosa che ancora nessuno ha una risposta al riguardo. Comunque facciamo finta che sia possibile che questi file digitali sopravvivano per sempre. Vuol dire che qualcuno in 150 anni potrebbe produrre il libro come era inteso da Joachim Schmidt nel 2013 e potrebbe essere riprodotto per sempre questo libro in una edizione che diventa veramente infinita perché può essere riprodotto uno alla volta. Naturalmente ogni libro potrebbe essere riprodotto infinitivamente, infinitamente. Però tecnicamente non so quanto questo sia possibile, perché ogni volta se è stampato offset vorrebbe dire che devi rifare i plates, e i plates devono essere utilizzati, le condizioni ambientali creerebbero un libro diverso, eccetera, eccetera. Queste sono tornato un po' indietro. Vabbè, questo era quello che avevo già iniziato a fare ieri, che era quello di andare ad esplorare diversi libri. In realtà questo l'abbiamo già visto. E per gli amici che sono qui, casomai. Tu l'avevi visto questo? Accenno solo velocemente in modo che non ripeto le stesse cose per quelli che erano già qua. Questo libro si chiama Eyes That Are Like Two Suns ed è di uno scultore americano che si chiama Luke Stettner. E il libro in pratica raccoglie delle fotografie fatte dallo scultore e sono fotografie che loro stesse diventano, non la fotografia come oggetto, ma il soggetto diventano delle sculture, che sono fatte fondamentalmente dalla luce e da forme fisiche, quindi molto similarmente come in realtà esistono le sculture. Però il libro stesso, in maniera abbastanza semplice, che quella che le foto vengono, che le pagine vengono piegate, diventa un oggetto esso stesso che è una scultura. E questa cosa avviene
sia per la giusta posizione di immagini, che poi anche dalla fisicità di queste pagine che sono piegate, e lo si vede in alcuni di questi esempi. E in realtà questo qua accenna anche a questa idea che il libro in realtà ti forza a fare una performance di qualche tipo. Cioè, molto spesso uno immagina un libro in questa cosa bidimensionale, no? Cioè, ah sì, sono delle pagine, in realtà delle pagine ci propongono delle immagini in una dimensione che è unica, no? Sullo stesso piano. In realtà il libro ha una fisicità che è molto importante, no? Sia nella dimensione, sia nel modo in cui si apre, sia quanto pesa, sia al tatto che sensazione dà, dall'odore, che libro ha, come direbbe Antonio, che annusa i libri. Uno dei vari feticci, tra l'altro non il migliore. Vabbè, avevamo parlato di questo, salto, non c'ho voglia. Questo qua si chiama Ame Storytelling della Publish, avevamo iniziato l'altra volta e poi era stato abortito. Avevamo parlato, do solo il contesto velocemente delle pubblicazioni. Due ragazzi che vengono fuori da questo posto che si chiama Preston, che è tipo il nord dell'Inghilterra. Una città post-industriale che in pratica si è svuotata negli ultimi decenni, che era stata creata un po' come un polo industriale, e poi naturalmente quando le industrie sono andate è rimasto solo una specie di città economicamente molto povera e svuotata. E quindi questi due ragazzi, Adam Murray e Robert Parkinson, hanno deciso di creare una serie di pubblicazioni che sono autoprodotte. Hanno iniziato con queste zine in cui raccoglievano materiale di Preston. Si chiama Preston is my Paris in un modo così ironico, per dire Preston è quella che per grandi fotografi era Parigi, cioè una musa, un soggetto delle nostre pubblicazioni. E poi ho iniziato a raccontarvi di questa, in cui è iniziato in pratica con delle pubblicazioni molto semplici, bianco e nero, stampate a casa, vendute al pub per 3 pound. Iniziano a fare qualcosa più sofisticato, dove commissionano un giovane fotografo che si chiama Jamie Handworth, che era un loro studente, a fare questo shoot, che è un fashion shoot, che si chiama Denim. E l'idea era quella che in pratica giocavano sull'idea di fare un photoshoot, ma prendevano le persone per strada, quindi un street casting, quindi gente che era al pub, loro amici, e vanno a comprare i vestiti o chiedono in affitto i vestiti ad una charity, quindi di quelli che si prendono. Oddio. Ups. Il risultato in realtà è abbastanza divertente perché in realtà è un fashion shoot abbastanza serio. Tant'è che, come accennavo ieri, Jamie adesso lavora per tutti i fashion magazine più grossi. Eccolo qua. Quindi ha preso il ragazzino, preso la cosa jeans, eccetera. Poi hanno iniziato in pratica a fare. Tradizionalmente le fotostorie venivano pubblicate dai settimanali, no? Specialmente in Inghilterra c'è una grossa tradizione degli inserti della domenica, tipo il nostro 7 per dire. E lì era la casa per un certo tipo di fotogiornalismo e di fotografia documentaristica. E c'era la tradizione della fotostoria, che insomma è una storia raccontata in fotografie, che cosa che è scomparsa perché i magazine sono scomparsi. Quindi hanno deciso di fare una serie di pubblicazioni che sono sempre formato A5, questa volta sono stampate in bianco e nero da una copisteria. E ognuna è una storia, quindi proprio nella tradizione hanno un titolo, questo è Thank you for traveling with Northern Rail. Northern Rail è tipo le ferrovie dello Stato, e quindi hanno fatto un percorso in treno, quindi non c'era nemmeno un'aspettativa di fare niente di così particolarmente sofisticato, era un'osservazione abbastanza minimale, insomma, della realtà, tipo il tragitto fatto in treno. Questo qua si riferisce alle industrie abbandonate, Berlino. Questa è la mia preferita che dice You could be in London, you could be in Vegas, but you're in Brimfield. Ed è un po', suona un po' dire potresti essere a Londra, potresti essere a Vegas, ma sei in questo posto di merda che si chiama Brimfield. Ed è in realtà lo slogan che diceva il DJ di questa serata di Northern Soul. Northern Soul è tipo una specie di
Sì, beh, è un genere musicale che è tipo una Motown upbeat, cioè come speed, una specie di Motown, musica Motown molto più veloce, che si è sviluppata penso negli anni 50 e che è diventata molto, era molto popolare tra i giovani di allora, e alcuni che erano giovani allora si trovano in sto pub, in questo posto che si chiama Brimfield, a ballare settimanalmente, tra cui c'è anche la mamma di uno dei due, e quindi in pratica hanno passato una serata con questa serie di personaggi che vanno lì settimanalmente al pub a trovarsi e ascoltare questa musica. E a me è sempre piaciuto un po' perché mescola le cose che sanno fare meglio, c'è cioè un elemento di ironia e anche un po' di presa per il culo, però presa per il culo molto affettuosa, di qualcuno che in pratica è parte della comunità, cioè un po' come quando prendi per il culo, non so, uno dei tuoi genitori o tuo fratello, insomma. E in tutto sommato prendi un po' per il culo anche te stesso, perché è la tua comunità. E le foto sono, cioè, molto semplici in quella tradizione documentaristica, bianco e nero, che in realtà con il digitale è perfetto questo tipo di fotografia bianco e nero, perché non ha nessun bisogno delle sfumature, per esempio del grigio, cioè tutto proprio così contrastato. E questo è un altro progetto che hanno fatto a Preston, che si chiama Preston Bus Station. Preston in pratica è questa stazione delle corriere, che era un po' questo edificio modernista che era un po' visto come allora, quando è stato costruito, come un luogo di aggregazione, come tutti questi edifici brutalisti e modernisti, cioè che avevano queste strutture enormi che dovevano in pratica raccogliere in maniera utopistica la comunità e far sì che si incontravano, eccetera. Naturalmente adesso è diventato il posto dove i migranti, teenager vanno, anziani, non viene più utilizzata se non poco per le corriere, perché non vengono, naturalmente le corriere non esistono più, o poche insomma rispetto al passato. E quindi è diventato un luogo che in realtà la maggior parte della città vorrebbe non vedere. Tant'è che per varie. Non penso che sia. Ancora non so come sia finita la storia. Però per molto tempo c'era l'idea che dovesse essere demolita questa stazione del Corriere. E loro hanno deciso. E c'è un comitato che in pratica voleva mantenere in pratica questo edificio, sia perché da un punto di vista storico, architettonico, ritengono che sia interessante preservarlo. Anche se è una storia di fallimento, tutto sommato è una storia che va ricordata. E poi dall'altro perché cioè, la gente lo continua a utilizzare, magari è gente che la maggior parte della popolazione non vuol vedere, però questa qua è gente che esiste, insomma. Quindi cosa hanno fatto? Hanno passato delle settimane all'interno di questa stazione, tre, cioè Jamie, Adam e Robert. Ognuno con i propri stili, quindi Jamie è questo stile qua, e infatti, anzi, se siete interessati, Jamie continua a lavorare su questo progetto qua, e nel suo sito ci sono molte altre foto che ha fatto, e in realtà lo stile è molto, cioè, qui era studente, però è ancora molto simile, che è questa specie di di fotografia documentaristica che si mescola con quella fashion. E ci sono anche spesso fotografi teenager, c'è spesso questa specie di luce che diventa quasi romantica, a prescindere dal fatto che si trovino, che spesso siano ragazzini non privilegiati, che spesso vengano trovati in posto non proprio glamorous. E poi ci sono le cose architettoniche di Adam, e poi ci sono i snapshot di Robert, e vedete che già anche il layout diventa molto più sofisticato rispetto al bianco e nero stampato con la stampante di casa. La cosa che secondo me è interessante poi da un punto di vista concettuale di questa pubblicazione è questa, che originariamente hanno iniziato con una fanzine. Il motivo per cui hanno iniziato una fanzine è che costa niente, si può stampare a casa, per il trasporto non pesa niente, si può spedire, si può dare anche gratuitamente, non c'è un investimento economico, non bisogna sapere usare InDesign, cioè si può letteralmente stampare direttamente dalla foto volendo. Qui hanno iniziato poi a fare qualcosa di diverso, hanno iniziato a usare un newsprint, questo qua è carta di quotidiano, e l'hanno utilizzata per due motivi. Uno, perché costa poco stampare su carta di quotidiano, e due, anche perché in realtà questa pubblicazione era stata fatta per le persone che utilizzano la bus station. Quindi l'idea di utilizzare qualcosa che visivamente si lega alla free press,
no? I vari Lego che ci sono qua, eccetera. Cioè la gente, il conduttore dell'autobus, la nonna o il teenager sono abituati a raccogliere queste cose qui, no? Perché parlano di un linguaggio che conoscono. Magari non sarebbero così tanto non sarebbe così semplice per loro, per esempio, essere interessati ad un qualcosa, ad una zin, cioè, non so se vostra nonna compra zin, però la mia di certo non le compra. Quindi in realtà l'idea che la fotografia documentaristica non, è una pubblicazione che ne deriva, è qualcosa che è pensato ad una comunità che deve essere, a cui questa cosa è indirizzata, è una cosa molto importante, no? Perché molto spesso si pensa ad una pubblicazione come qualcosa che è completamente staccata rispetto al consumatore. Invece le due cose possono essere, non in un modo cinico, no? Aspetta che penso chi lo vorrà comprare, anche se naturalmente questa non è una roba da non pensare. Però anche da un punto di vista, specialmente quando si vuole dire qualcosa a qualcuno, no? Bisogna trovare il modo più efficace per poterglielo dire. Quindi parlare alla nonna come parleresti ad una lezione all'università probabilmente è una strategia, questo assumendo che la nonna sia... Però la cosa è, non è che bisogna cercare di modificare il linguaggio per l'utente. La stessa cosa con le pubblicazioni. E la cosa che hanno fatto loro qui sono stati efficaci nel creare qualcosa che potesse essere utilizzato da coloro che usufruivano della stazione. E questi sono, qui porto altri esempi di pubblicazioni che utilizzano per esempio la newsprint. Per varie ragioni. Per esempio, questo è con qualcuno con cui noi lavoriamo, che si chiama Daniel Shea, che è uno dei nuovi, della nuova generazione post-Alex Soth, di fotografia documentaristica americana, di fotografia documentaristica che si un po' mescola con il conceptual photography, con fine art photography, che si basa molto su un concept e anche una poetica. E Daniel è proprio un post-Alex Soth in questa maniera. Lui ha fatto, e l'ho messo insieme alla pubblicazione di Preston is My Paris, perché anche lui, per esempio, è molto interessato a questi paesi, a queste zone che sono post-industrial, quindi hanno subito una recessione economica e che stanno attraversando questo periodo di capire dove sono, da dove arrivano, qual è un futuro per loro. La maggior parte sono fatte nel Midwest americano e questa è una newsprint, quindi è un tipo una A3, un po' più grande di una A3. E secondo me funziona da un punto di vista visivo, poi lui ha sempre pensato di creare questa cioè ha creato due pubblicazioni allo stesso tempo. Questa che era venduta per 8 dollari, che sono tipo 6 euro, e c'era proprio un'idea di tenerla molto bassa, di non prendere soldi dalla vendita, ma di avere qualcosa che raccontasse questa storia. E allo stesso tempo in realtà lui ha creato anche un libro che era fatto in un'edizione, mi sembra, di 30 copie, che era venduto per, non mi ricordo, 500 dollari, una cosa del genere. Quindi anche l'idea che lo stesso progetto e le stesse foto diventino due pubblicazioni radicalmente diverse, che parlino e che engage diverse persone è anche qualcosa di interessante. Così che non c'è una pubblicazione ideale per un set di fotografie, ma c'è una pubblicazione che è ideale per il momento in cui è stata prodotta, no? Quindi molto spesso un self-publisher in realtà deve iniziare come fa un publisher tradizionale, in realtà non può pensare a una pubblicazione completamente staccata dalle sue possibilità economiche, le sue skills da un punto di vista di, non so, di design, le sue capacità per distribuire, perché vabbè, tutti possiamo sognare, no? Una cosa ideale, per carità. Però anche scontrarsi con la realtà è un esercizio interessante che può idealmente può provocare, anzi, come risultato, un libro migliore. Questo si chiama, tutto un po' andato accartocciato, si chiama Stripogram e lui si chiama Sébastien Girard.
E Sébastien Girard in realtà è un graphic designer, è un fotografo francese ed è uno dei primi, era nella prima mostra che noi abbiamo mai organizzato, che era nel 2010, e allora ha creato la sua pubblicazione e lui in realtà è un collezionista anche di libri fotografici, quindi ha una specie di ossessione per l'oggetto libro, che si vede poi anche nelle pubblicazioni che crea lui stesso. Questa è l'ultima che ha fatto, che si chiama Stripogram, in cui in pratica ha su eBay sapete che su eBay si possono fare quelle search in cui se tu cerchi una certa cosa, tipo per esempio la mia ossessione per le sedie, io ho tutte queste robe di search di sedie perché ossessivamente cerco un certo tipo di sedia. Nel momento in cui qualcuno mette quella cosa lì, mi arriva l'alert con l'email dicendomi. E lui, adesso non mi ricordo più i criteri di ricerca che avesse utilizzato in questo caso, ma erano tipo una roba di striptease, mi ricordo, forse aveva messo una roba di una zona. In pratica il risultato è che lui ha fatto una serie, ha trovato una serie di foto a amateur photography, quindi di amatori, insomma, di, come si dice? Sì, di non professionisti, di questi party che avvengono nel Southern States, dove queste signore, queste donne, invitano uno spogliarellista a casa per così, divertirsi. E in realtà da lui c'era questo interesse, perché penso avesse visto per caso delle foto che venivano vendute su eBay. E la cosa interessante è che naturalmente è una di queste storie che è molto difficile da fotografare, perché avvengono all'interno di casa della gente, queste donne sono molto naturalmente guardinghe dall'invitare della gente a fotografare cosa succede, eccetera, eccetera. Quindi è rimasto molto interessato a questa idea di poter andare dentro l'intimità di queste persone. Ti interessa? Sì, no, mi chiedevo in questo caso, come si è regolato con la privacy? Cioè, le acquistava da chi e soprattutto che tipo di autorizzazione Ecco, aveva? allora, bisogna che compri il libro perché questo è uno dei motivi per cui lo mostravo anche questo. Le pagine di questo libro qui, in realtà, adesso non mi ricordo come si chiama. What's the name of the binding where you fold the pages in half and they're kind of they're bound on one side, so you need to break them? C'è un tipo di rilegatura, il cui nome adesso non ricordo, in cui in pratica la singola pagina è piegata a metà. Voi fratelli sapete? No. La pagina in pratica è piegata a metà, così. In realtà la rilegatura viene qua. Quindi. Ah, forse è giapponese, bravo. Esatto. Quindi in realtà per vedere cosa c'è qua dentro devi tagliare la pagina. E in realtà all'interno di queste pagine, quindi tu sfogli il libro, in pratica questo libro di queste foto di sti party in cui si divertono un mondo, come potete vedere. All'interno di queste pagine, in realtà c'è tutta la corrispondenza tra lui e le persone con cui ha comprato il libro, in cui in pratica si discutono da dove arrivano no, il libro, le foto. E quindi c'è tutta riprodotta. Tutta questa conversazione, in modo che il libro si legge in realtà su due piani. Da un punto di vista è un libro fotografico documentaristico, con l'eccezione naturalmente che le foto sono fatte dalle protagonisti stessi. Dall'altro punto diventa invece una specie di esplorazione di che cosa vuol dire cosa vuol dire essere un fotografo documentarista, quali sono i mezzi e i modi in cui uno raccoglie materiale, che tipo di corrispondenza e dialogo c'è tra loro. Tra cui penso si discuta anche la relazione rispetto alla possibilità di pubblicare le foto, eccetera, eccetera. No, 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 questa è tutta self-published, sono tutte fatte dall'autore stesso. Sì, in realtà adesso non mi ricordo i dettagli esatti. L'anno scorso a Perifoto, Offprint, dove noi eravamo c'eravamo anche noi, e lui vendeva la special edition di questo libro e la copertina della special edition, spero di dirla giusta, è in pratica, lui ha comprato i rulli dove vengono stampate le banconote da un dollaro prima che vengono tagliate, cioè la filigrana stampata, che naturalmente non è una moneta perché è stampata solo da una parte,
Ma costano un sacco perché in realtà devi pagare come contano quanti dollari ci sono e devi pagarlo in base a quello. In pratica, fate conto che la copertina era questa cosa qua e si vedono tutte, cioè tutto le banconote a un dollaro tutte stampate così intorno. Le originali questi dei dollari. Perché naturalmente nei striptease si mettono dentro nelle mutande le banconote da un dollaro. Quindi poi, per esempio, anche la special edition non mi ricordo quanto costasse. Però si vede che concettualmente c'era tutta questa specie di rimando. Sì, la special edition è in realtà un feticizzare ancora di più il libro, no? Perché vuol dire che c'è questa roba di esclusività, c'è questa roba di un oggetto ancora più sì, raro, eccetera, eccetera. Però anche si può fare in una maniera molto intelligente, no? In cui in realtà questa, in realtà era molto la cosa eccezionale perché io non avevo mai visto una cosa del genere, cioè non ho mai visto un sheet di banconote e non sapevo nemmeno che fosse legale poterle comprare. Invece lui su eBay è riuscito a comprarne dei fogli e ha creato in pratica questa pubblicazione. Questo è qualcun altro con cui noi lavoreremo, che si chiama Max Pinkers, che ha fatto un libro quando era ancora studente con questo ragazzo che si chiama Quinte de Bruin, sono sicuro che ho pronunciato di merda il nome, e il libro si chiama Lotus. Quando loro erano ancora al college, hanno fatto una... loro sono belgi, 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 sono dei belgi, ma il plurale di belga qual è? Benji? Belgi? Belga. Allora, sono entrambi belga. Del Belgio, sì. Del Belgio. Spero che lo streaming non sia didattico, nel senso di imparare l'italiano, perché forse è meglio che guardi il maestro Mazzi su YouTube. Sono andato in pratica in Thailandia, dove hanno fotografato i Lady Boys. Lady Boys sono degli uomini che vivono come donne, quindi sono, adesso con i termini li faccio sempre sbagliati, mi sembra che siano travestiti, no? Vabbè, fratelli? No, non sapete del binding, non sapete del... Vabbè, insomma, vivo, non so se c'è l'operazione di gender reassignment, quindi non so se tagliano, se c'è. Comunque, il punto è che da un punto di vista della società, loro vivono in questa specie di terzo sesso, che non sono né maschi né femmine. Purtroppo, molti di loro sono forzati nella prostituzione per sopravvivere, specialmente ci sono clienti che vengono dall'estero per... E loro in pratica hanno passato dei mesi fotografandoli e il risultato sono queste serie di foto, ritratti di questi Lady Boys con... non so se c'è o non c'è, non sono sicuro. E sono questi ritratti, in realtà purtroppo adesso qui non è che si veda molto bene, però i ritratti sono molto belli, la composizione è una specie di, fate conto, Alex Soth Go to Thailand, tipo se Alex Soth avesse fatto un progetto in Thailandia potrebbe essere una cosa del genere. Poi in realtà all'interno del libro, e questa è una cosa abbastanza difficile da raccontare quando uno descrive i libri, no? Perché come dicevo prima, in realtà il libro è un'esperienza fisica, cioè uno per carità può raccontare un po', però specialmente se è una cosa che uno fisicamente fa, no? Tipo aprire le pagine, eccetera, però in questo caso è abbastanza difficile perché se uno sfogliava il libro trovava queste foto, poi a un certo punto inserite regolarmente c'erano questi fold out, che naturalmente adesso qui vedete aperti, ma che sono chiusi nel libro. Quindi se poi tu apri questi fold out, trovi questa griglia di foto e se si guarda con attenzione queste foto, in realtà si riconoscono che alcune delle persone all'interno di queste fotografate in queste foto sono anche le persone che si trovano all'interno del libro. Però stilisticamente sono fatte molto in maniera diversa. Questo è un po' Nan Golding Go to Thailand. E in realtà, guardando poi anche le didascalie, si vede che è il nome di un file, eccetera. Se si presta sufficientemente attenzione, si nota che in realtà queste sono fotografie fatte dai Lady Boys loro stessi. Cioè,
Quindi gli era stata data un telefono, hanno fatto queste foto e poi queste foto sono state prese e messe all'interno del libro. Quindi immediatamente il libro ha questi due tipi di piano narrativo. Dall'altra c'è questi two Belgian white boys che vanno in Thailandia. E dall'altro hai la comunità stessa che si fotografa e si racconta. E quindi le due cose sono contrastanti anche, no? Perché da un certo punto di vista c'è questa esoticizzazione di questi ladyboy fatta dai due ragazzi europei. Sono andati lì, sono quasi erotici i ritratti, sono queste specie di cose esotiche, aliene. Dall'altra, in realtà, cioè, guardando la vita, dove vivono, eccetera, è molto più pesante, no? Come non ho capito. No, sono anche delle immagini più immediate, cioè che ti raccontano magari la realtà quotidianità. Questo può essere, uno dice, eh sì, uno in realtà è una visione dall'esterno, dall'altro una visione dall'interno della frontiera. Poi in realtà se uno presta ancora più attenzione al libro, che vuol dire che non lo sfogli solo così, lo trovi sul tavolo e lo sfogli, non solo ci decidi poi di passarci del tempo e ci apri le pagine e inizi a vedere i due piani narrativi, ma se inizi a leggere per esempio l'introduzione e i documenti che sono riportati, tra cui sono anche la corrispondenza email, capisci che in realtà le foto queste sono frutto di una negoziazione tra loro e i Lady Boys. Cioè non è che loro sono andati là, hanno piantato setup le luci e hanno fatto le foto. In realtà c'è stato un periodo di preparazione in cui le parti in causa hanno iniziato a negoziare dicendo come vorresti essere ritratto, dove vorresti essere ritratto, eccetera, eccetera. Quindi immediatamente tu ricominci a riconsiderare anche la lettura che avevi fatto precedentemente di quelle altre foto, in cui forse la eroticizzazione e esoticizzazione dei soggetti sono fatte dai soggetti, almeno in parte, dai soggetti stessi. E questo elemento di exploiting, che comunque sembra sempre alla base di ogni fotografia, specialmente poi quella documentaristica, forse è da ripensare in un certo senso. In realtà il libro, a vista, no, vista, degli intenti di Max e dell'altro ragazzo, non è tanto un libro che dovrebbe raccontare i Lady Boys, ma è un libro che dovrebbe raccontare i limiti della fotografia documentaristica. Cioè un libro che in realtà si guarda a se stesso più che altro che guardare. E loro in pratica, questo adesso potete dire che sono un po' dei coglioni, però concettualmente loro hanno detto, beh, in realtà i Lady Boys sono in pratica questo terzo, no? Genere tra maschio e femmina. In realtà la fotografia documentaristica è un terzo genere, cioè non è né fiction né reality, è qualcosa che si siede nel mezzo, che è creato sia dalla fiction che dalla realtà, cioè che è un piano di lettura che deve essere visto come un piano altro rispetto alla realtà o alla finzione. Queste, uno delle cose che naturalmente i self-publisher fanno bene. Questo è bellissimo. Quando vedi due cazzi due fighe, non c'è niente. No, perché conosco lei. Una cosa che naturalmente succede spesso nei libri self-published, specialmente poi nelle zine fatte da ragazzi e ragazze molto giovani, è quello di in realtà utilizzare la pubblicazione per raccontare la propria vita, no? Perché la prima cosa che un fotografo fa è raccontare se stesso. E la tradizione poi di condividere la propria vita con gli altri in forma di una pubblicazione, la conoscete tutti perché c'è l'albo di famiglia. Che in fondo è quello, adesso so che non esistono più, però tradizionalmente un album di famiglia raccontava la storia della famiglia, una versione editata della storia della famiglia. E poi naturalmente c'è anche il diario, no? Che magari è scritto, ma delle volte il diario misto tra fotografie e cose scritte. E in realtà il passaggio dell'autopubblicazione è la cosa più vicina che hai tra. In fondo, molte di queste pubblicazioni non sono altro che dei diari resi e condivisi con, invece che tra te e gli amici che glielo dai e glielo fai vedere, magari con 50 persone, no? E c'è un sacco di gente che in realtà, proprio perché è una pubblicazione autoprodotta, si sentono di poterla condividere. E non so, adesso non so se è il tuo caso, però se
dicevo anche di lei, se il nostro gruppo dei introspettivi, se loro avessero pensato a una pubblicazione che, non so, le immagini, metterle online o creare una pubblicazione che tu distribuisci e fai vedere a persone, è una bella differenza, no? Perché l'online può vederlo chiunque, in qualsiasi contesto, può essere travisato, può essere ripreso, rimosso, cioè in fondo anche le tue foto raccontano una storia, però io se le tiro fuori potrebbero diventare una storia erotica, cioè... Per carità, è anche il bello della cosa, però se uno vuole avere un controllo nel modo in cui uno fruisce a una storia fotografica, il controllo viene proprio dato anche dalla fisicità del libro, che le mette una prima, una dopo, una prima, una dopo, in una narrazione che è controllata. Quindi un sacco di pubblicazioni prodotte hanno questa natura, no? Che diventa in pratica un mezzo per poter controllare il modo in cui si legge una storia. Insomma, questo qua si chiama Getting to Know My Husband Cock, che come il titolo suggerisce... No? Sì. In pratica, cosa ha fatto lei? Ha raccontato il processo di innamorarsi di qualcuno, che poi è diventato il marito, nel modo ossessivo in cui si fotografa la persona che si ama. No? La fotografia ha questo ruolo molto importante, che è quello che si può fermare l'estasi. Cioè, molto spesso la fotografia che cosa ci offre? Ci offre un modo per fermare dei momenti di estasi, che può essere sessuale, ma estasi anche del momento in cui è la festa del compleanno del primo anno di tuo figlio, il momento in cui ti trovi per festeggiare il matrimonio di qualcuno, il momento in cui fotografi la persona di cui ti sei innamorato. Cioè, che può succedere qualsiasi disastro nella cosa, no? Che tuo figlio diventa un teenager di merda, che ti rompi i coglioni, però riguardi quella foto lì e ritorni al momento di estasi in cui lui aveva compiuto un anno e tutto era, c'era questa speranza, il piacere, eccetera, eccetera. Poi nelle storie d'amore ancora di più, no? Perché molte delle storie sì, finiscono e rimangono le foto, esatto. Se non le tagli o non le... Adesso quella roba digitale è ancora più complicato perché non c'è più questa possibilità di gestire le foto come si aveva nel passato, dove se una foto veniva... Spesso i negativi sparivano e se una foto poi veniva tagliata, era tagliata per sempre, in un certo senso veramente quel momento spariva per sempre, perché poteva rimanere solo nella memoria di uno, che naturalmente si sa che è molto labile e modifica. Comunque il libro qui, per esempio, in questa maniera in realtà non è un libro erotico, è un libro quasi meccanico, no? Perché meccanicamente lei ha fotografato questo, il loro momento di piacere sessuale e il libro diventa in pratica questa descrizione dell'ossessione del momento in cui si incontra una persona e fisicamente si vuole stare a contatto tutto il tempo, toccarle, sentirle, annusarle, eccetera, eccetera. Sì, lei ha una serie di autoritratti. Sì, con un'altra. Sì. Beh, questa qua è la più famosa, ma non è la più famosa, però è una svedese fotografa di moda che da molto tempo tiene un diario fotografico della propria vita. E annualmente in pratica pubblica un libro che raccoglie le foto dell'anno precedente. Ora uno dice, chi cacchio se ne frega delle foto dell'Ina? Beh, se sei buona e sei sempre nuda con altre persone buone, il motivo per cui la gente compra i libri è abbastanza chiaro, no? Ma in realtà è una versione femminile e romantica di Ryan McGill, perché non c'è mai il dramma. In realtà è tutto molto soffuso, è quasi una specie di soft porn anni 70, dove però lei è la protagonista, cioè molti sono autoritratti, tipo questo qui, e in realtà lei è abbastanza anche candida al riguardo di questo. Beh, intanto le foto sono belle, quindi questo naturalmente aiuta. Poi c'è anche questa cosa che tu stai comprando il diario, comprando il primo, sei come una specie di soap opera, cioè tu vuoi vedere il secondo capitolo, vuoi sapere il terzo, che cavolo gli è successo a questa, chi si tromba, chi non si tromba.
La cosa interessante è che, per esempio, lei non li distribuisce questi libri, cioè penso che vi siano distribuiti in alcune librerie, però non è che sia una distribuzione capillare. In realtà la maggior parte delle persone li compra direttamente da lei, quindi c'è proprio questa relazione uno a uno tra te e la persona, il soggetto della pubblicazione, no? Quindi, lei adesso mi diceva che ne vende 1000 nell'arco di poche settimane, 1000, cioè 1000 sono tanti, cioè, sì, vuol dire che c'è un sacco di gente che... Una fidelizzazione. Beh, è una fidelizzazione, sì, meglio della De Spar questa. Questa è la pubblicazione che di cui parlavi tu, che si chiama Self-Publish Pinote, che in realtà è la prima pubblicazione che abbiamo fatto, che è una raccolta, facciamo varie pubblicazioni, cioè il fondo 89 Plus che vi ho fatto vedere ieri, funziona alla stessa maniera di questo, cioè noi facciamo una call for submission in cui chiediamo alla nostra comunità di mandarci fotografie intorno ad un tema, per esempio in questo caso erano naughty pictures, quello 89 plus era legato all'età di quello, per questo motivo ti chiedevano. E poi in pratica abbiamo deciso di un po' rompere con due tradizioni. Una con la tradizione dei libri erotici, perché fondamentalmente tutti i libri erotici sono costruiti intorno al consumatore. Cioè, Taschen produce un libro con donne con le tette grosse, uomini con l'uccello lungo, donne sulle motobike. Culi? Sì, ecco. Grazie, sì. Culi, o non so, feticci particolari. In realtà la grande rivoluzione di internet non è il emails o online banking o bank online, in realtà è la pornografia. Cioè, il comune denominatore nostro qui è che tutti siamo fruitori di siti pornografici, che è il motivo per cui internet ha funzionato fin dall'inizio, no? E in realtà internet poi ha questa caratteristica che ha settorializzato i desideri ancora di più, se è possibile. Perché naturalmente uno può veramente andare a ricercare le cose più assurde e trovare qualcuno che non solo le condivide con te, ma che le vuole, non solo alle tue stesse idee, ma le condivide con te, no? E i libri erotici tradizionali erano una versione così arcaica di questa idea, no? Ti piace una roba, te la do, insomma, per... In realtà questo libro non si basa sui desideri del fruitore, di colui che lo compra, ma si basava sui desideri di colui che faceva le foto. Perché in realtà noi non abbiamo detto vogliamo questo, 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 no? Era in base a come la persona che ha fatto le foto, cioè... dov'era l'arouso, l'eccitazione fisica di colui che ha fatto le foto. E abbiamo fatto questo proprio non creando una sequence, mettendo tutte le foto nella stessa grandezza all'interno del libro, e c'è questa idea proprio che se tu togli l'elastico in realtà ti trovi con una serie di poster che ti puoi iniziare a scompaginare, a giocarci, togliere alcuni. Cioè, uno dei commenti che ho ricevuto più spesso di questo libro è stato questo. Allora, c'è sempre il momento di imbarazzo quando uno lo prende su e inizia a sfogliarlo, perché naturalmente sì, sono foto erotiche, insomma. E l'erotismo non è che proprio piacevolmente si condivide con gli altri, a meno che non si decida di farlo, insomma. E specialmente con me, sì, là, seduto al tavolo della Fiera del Libro. E allora uno inizia a sfogliarlo e poi è dura rimetterlo giù subito, no? Perché fai la figura di merda che sei allora inizia a sfogliarlo, e poi il commento è sempre: ah, I like some of it. Perché in realtà quello che dicono è: sì, mi piace un po', però guarda che non mi piace tutto, eh. Sì, che a me non è che me ne freghi. Beh, basta che paghi, sì, per me ti può piacere anche solo una. Però è proprio questa idea che comunque c'è una... il libro non è per tutti, cioè non tutte le foto sono per tutti? Sì, insomma. E l'idea è proprio che tu sei invitato a giocarci questa roba. In realtà poi concettualmente abbiamo giocato anche su un'altra cosa, che il libro fotografico si basa su una sequenza, no? Un film, cioè le fotografie sono dei fotogrammi di un film. Invece qui io ti dico, la sequenza non esiste, la fai tu la sequenza, no? Cioè te li scompagini e li crei quello che vuoi.
Comunque vi do questa informazione esclusiva, adesso streaming sarà non più esclusiva, però il libro è stato selezionato per il volume terzo di The History of Photo Book, che è quello di Martin Parr e Jerry Badger, quindi compratelo perché il prezzo... Non ne avete una copia qui? No. Lo voglio comprare praticamente? Cazzo, compralo adesso perché io appena esce sparo il prezzo alla manetta, vedrai. 600 euro, bravo. Ah, questa qua è Ellen Young. Quella di Get It to Know My Husband Cock è quella sulla destra. In realtà, per esempio, anche questo, l'idea nostra era che in realtà il libro uno lo può prendere su e dire vabbè, sono tutti, cioè, gente nuda, cioè, alcuni ti piacciono, alcuni meno, eccetera, eccetera. In realtà il libro ha un sacco di altre cose all'interno che io trovo sempre abbastanza così noioso doverle spiegare, perché cioè, allora alla fine tanto vale che... Cioè, l'idea è che devi spiegare i libri l'ho sempre trovata abbastanza irritante. Tipo quelli che l'introduzione più lunga del libro, cioè, questa roba veramente succede, specialmente dei libri dei, di quelli che sono dei teorici della fotografia, che alla fine dici, vabbè, cazzo me ne frega, cioè, volevi darmi un essay, dammi l'essay, no? Non il libro. E in realtà questo è anche una specie di mia convinzione che in realtà colui che compra un libro può fare anche un po' di fatica per capirlo, no? Cioè che il piacere è anche quello di scoprire il libro. Comunque, sta di fatto che, per esempio, questi due sono tutti degli autoritratti, no? Cioè, uno lo può guardare e dice, vabbè, alla destra c'è un bono mezzo nudo, dall'altra c'è una buona mezza nuda, e uno, vabbè, uno dice, uno mi piace, un altro non mi piace, eccetera, eccetera. In realtà, Thomas ha fatto una serie di autoritratti in cui lui si metteva sopra delle foto copyright free. Quindi, in questo caso, mi sembra sia foto del... dell'esercito americano in Afghanistan. Quindi se tu guardi la foto con attenzione in realtà dici ma che cavolo c'è un carro armato dietro, sì, ci sono delle cose un po' strane della fotografia. In realtà l'altro di Ellen Young è interessante perché Ellen è americana però di origini asiatiche e è uno dei feticci, mi dicono, ben diffuso online, è quello delle Asian Babes. E le Asian Babes in pratica sono il feticcio per donne asiatiche, ragazze asiatiche, però la parte un po' abbastanza così dubbia è che molto spesso il feticcio è di guardare donne che sembrano bambine, cioè perché sono asiatiche, cioè questa roba del feticcio di trovare eccitante in pratica delle donne che in realtà sembrano delle bambine. E lei cosa fa? In pratica riprende questa cosa e se la gira, cioè dice, sai cosa, mi prendo questo feticcio e me ne faccio io quello che voglio, faccio un autoritratto dove io gioco su questo fatto di essere una Asian babe, anzi mi copro la faccia che è l'unico elemento che potrebbe dare darmi un'età, perché in realtà il mio corpo... No, non racconta l'età, eccetera, eccetera. E poi ha giocato su altre cose, ha utilizzato per esempio un software che è il primo software che è mai esistito per ritoccare immagini, che non mi ricordo si chiamava Paint della Microsoft. Quindi ci sono le foto, per carità, uno la guarda e dice, ah, è solo una ragazza nuda. Ci sono altre cose che uno può scegliere di guardare di, o non guardare. Si chiama la Bibbia, scusa. Non ho capito. Thomas? Non mi ricordo. Lei tra l'altro è abbastanza folle, secondo me ha fatto anche una serie in cui tipo di autoritratti pisciava in giro per il mondo. Solo a New York pisciava. Ah, solo a New York. Se tu fosse... Rimane assurda. Sì, adesso non per dire che se pisciava in giro per il mondo era normale, era assurda invece pisciare a New York. No. Ah sì, in realtà il libro, se tu apri con le dita in mezzo, c'è il nome dell'autore e c'era, mi sembra che avevano fatto il nome della fotografia, l'anno e il sito web, perché era un po' l'idea di riprendere le robe tipo su Tumblr, no? Che uno può andare a vedere. Vabbè, siccome quel libro aveva avuto successo, abbiamo preso alcuni delle persone che avevano mandato. Poi, un'altra cosa interessante delle call for submission è che veramente arrivano foto dai posti più disparati.
Quindi, per esempio, su Sapovic Minuti c'era gente che poi è diventata famosissima. Non so, ho visto adesso che me ne sono ricordato. Beh, questo qua sulla la gamba è di qualcuno che si chiama, di un artista che si chiama Luca Blelox, che ora è tipo uno proprio dei fotografi più in auge del momento. Tipo, ha fatto una mostra quest'estate alla YQ Gallery a Londra, tanto per dire la. E l'altro, vabbè, è Bobby Doherty, che allora era uno studente, adesso lavora per il New York Times Magazine, eccetera, eccetera. Quindi andava da quello a veramente gente assurda che mandava foto da chissà dove, cioè. Che è la cosa bellissima, no, delle CoFo Submission online, no? Perché in realtà ognuno, anche il nostro amico qui, se tu avessi saputo, avresti mandato, no? E c'è proprio una democratizzazione del mezzo, no? Perché alla fine noi facciamo proprio una delle nostre criterie, quelli di dire non guardiamo la provenienza delle foto, cioè le guardiamo solo come immagini, perché alla fine vabbè, alcune delle persone le conosciamo, quindi sappiamo da dove arrivano, però la maggior parte non è che andiamo a vedere chi cavolo sei, quanti anni hai, eccetera, eccetera. Abbiamo ricevuto, mi sembra, 5.000 file, e le foto nel libro mi sembra siano, non mi ricordo, 200, boh. Vabbè, poi alcune delle persone che abbiamo conosciuto attraverso la Call for Submission, gli abbiamo offerto una monografia, vabbè, c'è Isabel Wenzel, Aaron McElroy e Francesco Nazzardo, che è italiano. Vabbè, concludo con menzionando quello che facciamo noi. Ho già spiegato ieri del book club, cioè a un certo punto in pratica abbiamo deciso che dovevamo lavorare con alcuni artisti, che la maggior parte dei quali sono persone che, no, quasi tutti, sono tutte persone che conosciamo, e dovevamo trovare un modo per farla funzionare anche economicamente, questa cosa qui. Quindi persone di spirito come la qui presente hanno deciso di supportare il progetto a priori, il che vuol dire che avevamo chiesto a queste persone di pagare la membership. Naturalmente la membership si paga all'inizio dell'anno, e non sapendo che cosa avrebbero ricevuto di libri, quindi loro hanno pagato la sottoscrizione, e poi hanno ricevuto 3 libri, uno ogni 4 mesi. Sì, poi naturalmente adesso la gente nel momento in cui. No. Tu ti iscrivi e parti dal numero corrente. Quindi se uno si iscrive adesso e parte dal quarto, fa 4, 5, 6. Quindi c'era un sacco di persone che, per esempio, sono partite dall'inizio, e questo ci ha dato in pratica il contante per poter poi andare a stampare il primo libro. Cioè, in parte era anche questa la ragione per cui abbiamo iniziato il club. Vabbè, il primo è Adam Brumberg e Oliver Channerin, che in realtà loro sono i loro libri sono stampati da Michael Mack, che prima era da Staido, e sono i loro libri, hanno appena fatto The Holy Bible, che vi consiglio di comprare, perché è un libro fantastico. Veramente un libro fantastico. E hanno deciso in pratica per noi di fare qualcosa un po' offbeat. Sono andati in pratica nel loro archivio fotografico di tutte le Polaroid che hanno fatto dall'inizio della loro carriera, e loro hanno iniziato in pratica come fotografi documentaristici, poi si sono mossi più sulla ritrattistica e poi le cose più concettuali. Adesso sono arrivati al punto in cui non fanno più foto, insomma. Però in tutto questo percorso hanno utilizzato la Polaroid, perché loro fotografano con una large format camera, quindi la Polaroid serve per testare la luce, la composizione, eccetera, eccetera. Quindi in pratica dall'inizio della carriera hanno tipo, non mi ricordo adesso quante sono, però migliaia di Polaroids. Quindi siamo andati indietro nell'archivio e abbiamo iniziato a spulciare delle Polaroid, e hanno creato un libro che è molto non Adam e Holly, nel senso, perché i loro libri sono sempre molto rigidi da un punto di vista concettuale. Quasi, questo qui è quasi poetico, è quasi una poesia, cioè non si sa le provenienze delle foto, non si sa i dittici sono così, cioè si trova, come si chiama, Amy Winehouse da una parte e l'altra non so cos'è. Ci sono, molti sono test che hanno fatto per provare delle foto. Quindi da una parte, adesso io so le storie delle foto, però da una parte sinistra vedi una foto di un militare
in Afghanistan, stavano giocando da un punto di vista stilistico con le foto che venivano fatte, come si dice, per... no, non sono per la polizia, venivano fatte per... quando tipo antropologiche, che venivano fatti questi esperimenti per poter vedere diverse parti della testa, eccetera. E si vede come alcune cose che fanno, poi le stesse idee le fanno tipo per un fashion shoot con la modella, con i gioielli. Quindi si vede, in realtà il libro diventa quasi un'esplorazione della loro produzione artistica. Naturalmente devi sapere un po' cosa hanno fatto prima per capire che cosa sono queste foto. Però in realtà io sono sempre stato abbastanza sorpreso, perché il libro ha avuto un successo incredibile, perché in realtà è un libro molto poetico, cioè a prescindere da tutte le menate sulla loro pratica artistica, eccetera, eccetera, alla fine è un esercizio abbastanza di stile. E questo è divertente, adesso qua non si vede molto, però da una parte questo è Adam, tipo loro non sono mai nelle foto, però in queste foto ci sono vari autoritratti che si sono fotografati tra di loro, no? Beh, questo è Adam in Downing Street, che sarebbe la casa del primo ministro, e David Cameron doveva essere fotografato, e Adam era seduto dove si è seduto lui per testare la luce. In realtà gli avevano dato solo 5 minuti e avevano fatto questa roba in cui l'avrebbero flashato. Infatti la foto, se la googolate, è la faccia di David Cameron con questa luce che lo sorprende. Vabbè, insomma, qui è il ritratto che si vede all'interno di Downing Street, hanno creato questo studio fotografico, eccetera, eccetera. Qui erano nel Bormio e hanno trovato questa tribù, non che l'abbiamo scoperta loro la tribù, però c'era questa tribù, e gli hanno in pratica iniziati a mettere per fare il ritratto. E quindi c'è questa idea di come si fa un ritratto, no? E hanno messo tutte queste persone, sembra quasi una roba di scuola, un ritratto di scuola, e una di queste qua è nascosta dietro una foglia che fa cucù da una parte, e c'è questa, cioè uno la guarda e dice, ah sì, beh, un po' divertente come giusta posizione delle due foto, però in realtà racconta anche un po' l'idea di cosa vuol dire fare un ritratto, di questa cosa di creare una situazione tutto sommato simile, che sei dalla casa del primo ministro e che sei nella giungla. Questi sono gli autoritratti. Il secondo era di un collezionista, quindi in realtà non sono foto di sue, ma sono foto che lui raccoglie su maggior parte su eBay. Anche questo è tipo questo è ancora di più una specie di poesia in foto. E in realtà anche qui ci sono dei temi che ritornano, lui colleziona molto di foto in cui ci sono dei trittici, in cui ci sono foto che sono andate male, quindi c'è sovrapposizioni, alcune sono proprio assurde. E anche noi davamo un dollaro vero? Usato, sì. Vabbè, in realtà poi gli altri libri ve ne ho già parlato ieri, quindi adesso non mi metto a riparlare. Queste sono le altre attività che facciamo, vabbè, le scuole, i workshop. Adesso, secondo me, vale la pena fare delle domande. Le riconoscete? Larry Clark, che ha comprato una copia di Self-Published Binoti. È come se il non so come definire, è stato un momento epico, insomma, per una generazione di fotografi che in realtà si ispirano alle sue foto. Sì, il fatto che lui l'abbia preso una copia, Berlino, no? Io infatti mi chiedo, me lo stavo chiedendo adesso guardando le foto e pensando anche appunto a me stessa che compro dei libri, cioè questo tipo di libri secondo te sono per addetti ai lavori o vanno bene anche per un pubblico non formato? Non penso vadano per un pubblico non formato, non è per addetti ai lavori, però è per persone che sì, hanno un'idea della cultura, cioè comunque dell'immagine della cultura visiva, sì, cioè nel senso non è No, ma sai, io per esempio, questa è la mia, in realtà sia io che lui veniamo tutto sommato da un'editoria mainstream, perché io lavoravo per Colors Magazine, che per carità è di settore, però era distribuito in tutte le edicole, almeno quando ci lavoravo io 15 anni fa, sì, non è una, e Tony viene da un...
da un quotidiano, prima da un inserto di un quotidiano, eccetera. Io a un certo punto della mia carriera ho capito che io non capisco cosa voglia il mainstream. Cioè, no, è proprio un mio limite, non ci so parlare. E quindi a un certo punto nella mia carriera ho deciso che è utile che ci provi, che l'unica cosa che posso fare io è essere nelle fringe, quelle di un certo tipo, e poi certe cose si catapultano nel mainstream. Però io il passaggio non lo so fare. Cioè, altrimenti starei lavorando veramente per tasche se ne avessi un'idea di come fare questa cosa qua. Secondo me, cioè, a un certo punto io ho capito i miei limiti da questo punto di vista, e i miei libri sinceramente non sono, venderli in un negozio a normale Lecce non ha senso, insomma. Anche se tipo questo qui secondo me è un po' più pop, cioè anche alla fine, se non sai, cioè, uno può avere anche il piacere di guardare immagini anche se non conosce il linguaggio, no? Che secondo me l'arte più sublime è quella che veramente riesce a parlare all'inconscio, no? Perché vuol dire che salta il passaggio della coscienza, della conoscenza, e parla direttamente. Ora, io non so farlo, quindi magari ci sono, per esempio, il libro di Adam e Holly secondo me un po' quello lo fa, perché... Questo qui, questo che fa vedere adesso. Delle Polaroid. Perché le Polaroid, in realtà, piace anche a mia madre quel libro, perché le Polaroid sono abbastanza gentili, è un mezzo che conoscono, è molto romantico, è molto poetico, e secondo me quello riesce un po' a... E in realtà il libro di Cristina anche lo fa, perché in realtà utilizzando i cliché, in realtà li ripete i cliché, e quindi uno che riconosce i cliché si trova a casa... Secondo me quella è una... Però è un po' accidentale il fatto che possa andare bene a mia madre. Cioè non mi sono mai seduto a pensarci per poterlo fare. Perché in realtà non è un lavoro che io so fare. Sì, se no un ragionamento, ripeto. Sì, sì, sì. Su me stessa. Sì, sì, sì. Come tutore di un certo tipo di idee. Io ho un'altra domanda. La domanda è... coinvolge più da insegnante di materia d'arte, insomma. Ricollegandomi al primo discorso che abbiamo fatto, cioè alla velocità con cui internet adesso ha permesso la proliferazione di tanti artisti, no? E quindi di una nuovissima generazione di artisti, come sarà possibile secondo te storicizzare questa mole di artisti fra tot anni? Cioè, mi spiego, fino agli anni 80, ad esempio 90, era possibile storicizzare una come Nan Goldin, perché nel mercato e nella fruizione pubblica veniva fuori da sé. Oggi, se arriviamo a un certo punto in cui pensiamo che Ryan McGinley, ad esempio, ha inaugurato un certo tipo di stile, ma lo ha fatto storicamente pochissimi anni fa, oggi si parla già di una generazione post Ryan McGinley. Parliamo di Sandy Kim, per esempio, o di tanti degli artisti che voi avete nelle vostre collezioni, no? Come sarà possibile storicizzare questa mole di artisti fra un po' di anni? Devo dire che io non sono uno storico, e da un punto di vista io sono un uomo d'azione più che un uomo di riflessione. Cioè, rifletto più che altro quando devo farlo, dopo che la cosa è stata fatta. Cioè, lo dico non per giustificare, però anche perché non penso che vorrò mai fare quel lavoro lì. Detto questo, alcune osservazioni che posso fare che dall'interno sono queste. Che molto spesso queste fotografie in realtà sono svincolate da chi le produce. Perché anche se pensi alle fotografie di Sandy Kim, in realtà la gente conosce la fotografia, però non sa chi è lei. Nemmeno io so chi è lei, paradossalmente. In realtà ho visto delle foto su Facebook, però è un po' come quelle fotografie sono state svincolate dalla produzione della foto. Tant'è che in Tumblr spesso uno non sa nemmeno la fonte della foto. Quindi la foto diventa una specie di parola all'interno di una frase. Mentre una volta c'era proprio l'idea di foto che sono iconiche, che sono legate a un determinato
periodo storico, ad un determinato artista, ad una determinata scene, no? Invece a un certo punto queste cose sono state tutte svincolate, sono come dei suoni che vengono ripetuti all'infinito. Quindi io non so come si potrà raccontare questa cosa, se non probabilmente riguardare alle fotografie stesse. Quindi potenzialmente possiamo dire che Schmidt, insomma Vaccari e tutti quelli che hanno profetizzato la lenta scomparizione, si dice scomparizione? Scomparsa, forse. Scomparsa dell'autorialità nella fotografia è profetica come... Beh sì, sai, perché comunque la distribuzione ha un'influenza su questo, no? Perché comunque gli artisti hanno cercato di, almeno l'inizio di questa roba del copyright, a un certo punto si sono alzate le mani e si è detto non si può fare niente questo, cioè come si fa a fermare? Prince, per esempio, Richard Prince, quello della foto della Marlboro. Sì, no, cioè... quella della Marlboro, no? Sì, del Marlboro Man, sì. Però dall'altro punto di vista cosa è successo? Che il mondo dell'arte invece si è barricato all'interno di un'infrastruttura che deve dare valore all'oggetto fotografico. Quindi se da una parte c'è un po' la proliferazione e anche un po' il distacco tra l'artista e l'immagine, secondo me, questa è un'osservazione che non è che... Però secondo me dall'interno della ci sono create le barricate, no? Di mercato dell'arte. Sì, sì, il mercato dell'arte. Beh, non esiste il mondo dell'arte se non mercato dell'arte. Cioè, le due cose purtroppo esistono sullo stesso piano e una giustifica l'altra. Però il punto fondamentale è che cosa si è creato? Si sono create le edizioni, si è creato in pratica e molte delle fotografie che in realtà vengono poi adesso vendute ed esistono, si basano proprio sulla produzione dell'oggetto. Cioè che la fotografia diventa sempre di più oggetto, se da una parte diventa sempre più effimera e digitale, dall'altra se andate a vedere qualsiasi mostra di fotografia contemporanea, c'è proprio questa roba dell'oggetto fisico, cioè la roba di Maraia, sai quanto costa quel rollo là? No, rollo, ogni volta dico, rotolo. Il rotolo costa sui 50.000 euro, perché ne esiste naturalmente uno, perché è fatto nella darkroom, ne esiste solo una copia ed è un oggetto fisico. Infatti la cosa interessante di Maraia è che lavora su due piani, no? Perché in realtà è quasi una scultrice lei, quello che è una pittrice, però lavora con l'oggetto fotografico. E un po' questa è la direzione che un certo tipo di fotografia nel contesto del mercato si sta sviluppando. Quello sarà più semplice analizzarlo, no? Perché avrà un record, ci saranno dei numeri attaccati a ogni opera del mercato, dove è stata mostrata, eccetera, eccetera. Cosa succede su Tumblr? Secondo me sarà effimero e scomparirà. Quindi ci saranno delle foto che saranno molto iconiche per una generazione, per un certo tempo, e poi andranno. Ma questo lo dico perché da studioso di storia della fotografia, quindi da storico, i libri di storia della fotografia contemporanea, a leggerli adesso e fra un anno, sono già vecchi. Sono già vecchi. Cioè, gli autori sono già quasi sorpassati da nuove generazioni. Sì. C'è un commento divertente su Twitter riferito a 89 Plus del progetto, adesso lo leggo, in cui qualcuno ha detto, perché noi abbiamo scelto 89 fotografi, quindi teoricamente, teoricamente noi abbiamo portato dentro la Serpentine, che è tipo una delle istituzioni d'arte più importanti al mondo, 89 fotografi, naturalmente era per un secondo come l'avete visto nel filmato. Allora uno ha detto, ha ringraziato Salvavish Bieppi per aver potuto aver introdotto nel CV di 89 persone la Serpentine Gallery. Ora, che cosa ne rimarrà di questo? Niente, perché in realtà anche il video stesso si basa più su un feeling. Non è che uno dice, quella foto, no? È più che altro, l'idea era quella di raccontare una specie di energia, non dei singoli autori. Che è un po' quello che dici te, che cosa ne rimarrà di quegli 89? Cioè, e che valore ha nemmeno preoccuparsi di chi sono? Il problema che mi muovo io è che sarà un problema storicizzare l'autore. Sarà un problema individuare delle figure importanti.
Beh, come storia. Sempre la storia sarà scritta dai vincitori, no? Sì. Cioè, questo è il punto. Alla fine, Ed Ruscha si ricorda perché è un vincitore, perché Ed Ruscha continua a essere uno dei protagonisti più importanti. Ci sono stati centinaia di altri Ed Ruscha a quel momento che lavoravano in maniera simile. Ci ricordiamo lui perché è quello che ha vinto. Vabbè, chiudiamo con una roba positiva, però. Perché mi sembra un po'. Ultima domanda? Fratelli, avete domande? No. Roberto, prossimi progetti? Prossimi progetti? Dai, io voglio comprarmi una casa a Nardò. Questo è... Anzi, lo dico su streaming, che magari c'è qualcuno che vende una casa. Adesso, la regione ha qualche casa che può vendere? No, una roba che stiamo facendo, che sono esperimenti, sono questa roba che si chiama SPBH Live, e il prossimo è la prossima settimana, il prossimo weekend a Berlino. Quindi quelli che volevano fare un festival qua, ci potete invitare per fare una roba live. E in realtà sono nati come delle sperimentazioni in cui invitavamo un artista a produrre una pubblicazione istantanea rispondendo a un determinato ambiente. Infatti ne ho anche qualcuna qua. No. E la prima l'abbiamo fatta a Tokyo, in cui abbiamo selezionato 10 fotografi giapponesi che sono venuti con le loro foto, hanno fatto screen printing, un laboratorio di screen printing, hanno messo insieme una pubblicazione durante il weekend. Poi quella stessa pubblicazione l'abbiamo portata a New York, a Aperture Foundation, e un fotografo che si chiama Charlie Crane, la remix, siccome si chiamava Tokyo Compilation, lui ha fatto il remix della compilation in cui ha rifotografato le foto live davanti ad una audience, in cui ha fatto delle still life, quindi le ha piegate, ne ha fatti degli origami, ne ha fatto un po' di tutto. Questa roba è fatta in 3 ore, cioè tutto, le foto e stampato in 3 ore. Cioè, alcune sono anche così un po' stupide, diciamo. Ha portato dei materiali, li ha tagliuzzate, ha invitato gente dell'audience a essere fotografata. Quindi questa era. E poi da lì abbiamo fatto. Abbiamo fatto una alla Fiera dell'Arte a Copenaghen, a Charlottenburg Kunsta, in cui il fotografo in pratica ha lavorato per per un giorno all'interno del museo. E poi avevano un project space, e noi in questo project space abbiamo allestito uno studio in cui abbiamo fatto l'edit e poi il layout e poi abbiamo stampato la pubblicazione. Questa è la pubblicazione e si chiama Chat Remix. Beh, lui ha fotografato un giorno e noi abbiamo stampato e costruito nel secondo. Abbiamo utilizzato stampa digitale, abbiamo fatto risograph. Poi abbiamo stampato anche fatto una stampa fotografica all'interno. E l'idea era di mescolare in pratica tutte queste cose, di giocarci su. E in parte di queste cose noi le chiamiamo printing performances. Perché in realtà il gioco è essere lì. Cioè queste sono documentazioni di una performance. Non è che... Poi naturalmente le vendiamo. Se vuoi, vendo qualsiasi roba, cioè, vendo anche questo, però l'idea è che in realtà diventa la documentazione del momento che tu hai passato lì, cioè che sei eri il soggetto e anche il come si dice, lo spettatore della performance. E quella che facciamo la prossima settimana è con un artista, where is Fritz from? Ungherese. Un artista ungherese che si chiama Peter Puklus, che in realtà ha fatto uno dei più bei libri dell'anno scorso, che si chiama Handbook to the Stars, non so se l'avete mai visto. Comunque l'abbiamo invitato e lui in realtà sta facendo questo progetto epico del 700 foto che devono raccontare il dopoguerra, il secondo dopoguerra in Ungheria, in Germania, eccetera. E in realtà ha tutti questi drawing delle diverse foto che deve fare, e ne produrrà 6 nello studio di Antonio il prossimo weekend a Berlino, in cui in pratica c'è un casting online, quindi ha invitato la gente, gli serve un determinato tipo di persone che devono entrare nelle foto e diventeranno le foto, in teoria, faranno poi parte di questo tomo che sta producendo.
sì. E poi facciamo un sacco di altre robe, non mi ricordo neanche più. E questi sono i pamphlet che facciamo, in cui facciamo, questa è l'unica roba che in realtà che facciamo con testo, e sono, sono pamphlets, che sono tipo dei poster, e da una parte in pratica c'è un pezzo di testo che sono diverse cose, sono, alcune volte sono degli racconti di fiction, altre volte sono del, racconti scientifici, e poi c'è un'immagine che è il poster. E in realtà le due cose sono create separatamente, quindi l'uno non è a conoscenza dell'altro, e in realtà si parlano solo attraverso una specie di relazione fisica dell'essere in un unico oggetto, cioè il testo non è sulla foto e viceversa, e si crea in pratica una tensione tra lo scritto, la parola scritta e il linguaggio visivo della fotografia. Va bene? Se qualcuno a casa Nardò, lo dico per quelli online. No. Grazie.